Alla presenza di una folta rappresentanza istituzionale, si è celebrata martedì 20 ottobre, nella sala capitolare del Senato della Repubblica, la Giornata Mondiale dell'Osteoporosi. La cerimonia, aperta dal viceministro Ferruccio Fazio, ha avuto come relatori presidenti e membri di varie commissioni del Parlamento, fra cui Igiene e Sanità, Politiche Sociali, Politiche dell'Unione Europea, nonché rappresentanti delle principali organizzazioni italiane e internazionali che si occupano delle malattie delle ossa. I relatori, coordinati dal giornalista Rai Luciano Onder, hanno avuto tra i protagonisti Patrice McKinney, amministratore delegato dell'International Osteoporosi Foundation, che ha insistito sull'importanza della prevenzione, poiché i costi sociali ed economici di questa malattia potrebbero diventare insostenibili per le future generazioni. L'International Osteoporosi Foundation ha inoltre presentato FRAX, la carta del rischio di fratture da osteoporosi, un nuovo strumento clinico che consente di prevenire e curare con maggiore facilità, mentre il vice ministro Fazio ha annunciato l'istituzione del registro di fratture da fragilità in Italia. Abbiamo affrontato questo problema da un punto di vista globale e quindi le ipotesi da discutere con le regioni sono quella di includere la diagnosi di frattura da fragilità nell'ESDO, sono quella di includere nell'ESDO anche delle diagnosi secondarie, tra le diagnosi secondarie quella di osteoporosi, che non può chiaramente essere una diagnosi di dimissione, ma può essere una diagnosi secondaria. Sono quelle poi di istituire in modo sperimentale un registro. I registri al giorno d'oggi non sono tanto più non hanno tanto più un fine solo epidemiologico, quanto proprio quello di andare a vedere da un lato quelli che sono i costi delle procedure, dall'altro gli outcome, sia appunto in termini di procedure, ma soprattutto in termini anche di mortalità, morbidità, non autosufficienza e così via. Nel corso del convegno, Maria Luisa Brandi e Francesca Merzagora, presidenti di Firmo e di Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, hanno annunciato il lancio di newsletter Osteoporosi Italia, periodico online che si potrà ricevere gratuitamente sul proprio computer e che avrà come scopo migliorare la conoscenza e l'informazione sull'osteoporosi. Questa malattia e le fratture da fragilità che ne conseguono trovano infatti un posto di rilievo nella considerazione delle istituzioni del nostro paese. È la prima volta che la giornata internazionale dell'osteoporosi diventa una giornata per il nostro governo e quindi questo è il nostro traguardo, ci siamo arrivati e quando il governo prende in considerazione un problema con le presenze che abbiamo visto oggi qui a Roma, siamo più sicuri che il futuro per l'osteoporosi sarà un futuro pieno di nuove possibilità. È l'inizio di una nuova pagina della medicina italiana.